Ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile. Oggi vi porto in cantiere e andiamo a vedere la parte più interessante di questo edificio in Lessinia, e cioè la copertura. Come puoi vedere, mi trovo sopra al ponteggio, sopra la copertura di questa contrada in pietra in Lessinia, e stiamo strutturando al momento all'interno di questo edificio. Una volta completati e sistemati i solai all'interno dell'edificio, ci occuperemo di strutturare questa parte centrale, che è dove praticamente sotto c'è la stalla. C'era il fienile e poi più sotto ancora la stalla, dove appunto veniva accantonato il foraggio durante la stagione invernale per gli animali. Vedete, ci sono ancora lì le tracce. Il tetto appunto verrà rifatto sempre con la canapa lustre lì sopra, come veniva fatto una volta questo tipo di costruzione tipica della zona. E verrà posato all'incirca 35 cm di canna e lavorata proprio con la tecnica del tradizionale del luogo. La particolarità di questa tecnica cos'è? Che permette il passaggio del vapore dall'interno dell'edificio verso l'esterno, oltre ad isolare in modo molto buono questa parte centrale dell'edificio.